Amici di Onda Libera, siamo a Fano, nel locale della MEMO, della Mediateca Montanari, dove si sta avviando un'iniziativa dal titolo La Biblioteca della Legalità. Siamo con Michele Altomeni, presidente provinciale di Libera e responsabile anche della Fattoria della Legalità. Sono due associazioni che hanno organizzato questa iniziativa. Allora, come nasce questa iniziativa? Cosa si prefigge? Questa è un'iniziativa collegata a un progetto più ampio. Il progetto, diciamo, sta costruendo una vera e propria biblioteca della legalità, fatta per ora di 101 titoli, 101 libri per ragazzi che trattano il tema della legalità appunto attraverso la letteratura o attraverso saggistica per ragazzi. L'idea è quella appunto di far approfondire i ragazzi i temi della legalità, ma a partire dalla narrativa, comunque da letture a loro congeniali. La biblioteca sarà molto innovativa come idea concettuale, perché sarà una biblioteca itinerante, per cui avrà la sua sede fisica presso la Fattoria della Legalità, ma in realtà girerà principalmente per scuole, ma anche per comuni, associazioni. Chiunque potrà chiederla per un periodo, indicativamente per un mese, in quel mese utilizzare i libri per fare attività didattiche, fare attività di prestito come una qualunque libreria, quindi far girare i libri, e poi alla fine, insomma, di questo periodo ripartirà per andare da qualche altra parte. Quindi in questo modo si cercherà di contaminare più territori. È un progetto che vede una rete di partner molto ampia anche a livello nazionale, associazioni che si occupano, anzi addirittura a livello internazionale, di letteratura per ragazzi. E questa iniziativa di oggi in realtà è un corso di formazione rivolto in particolare agli insegnanti, a quegli insegnanti che vorranno ospitare la biblioteca e utilizzarla per le loro attività didattiche. Quindi saranno due giorni di approfondimento su il tema della legalità, ma in particolare sull'utilizzo dei libri come strumento educativo. Com'è stata la risposta? La risposta è stata buonissima. Avevamo 30 posti, era insomma, un corso concentrato con numeri non eccessivi, li abbiamo esauriti tutti in pochissimo tempo, sono arrivate adesioni un po' da tutta la provincia, quindi questo ci fa sicuramente ben sperare poi per il futuro del progetto. Vuol dire che c'è esigenza di legalità democratica, sì, diciamo. Sicuramente c'è bisogno di esigenze di legalità e anche di lettura, nel senso che dovremo un po' riscoprire la lettura in questo paese. Bene. Grazie e complimenti dell'iniziativa. Grazie a voi.